Eurodeputato Lorenzo Fontana, insomma, qua parliamo di nuovo di immigrazione grazie a qualche polemica, però è un tema che è importante, che era un po' uscito appunto dall'agenda politica nazionale, ritorna un po' prepotentemente anche perché, insomma, trattasi di nuovo di invasione. Ma sì, vediamo che purtroppo gli sbarchi ci sono quotidianamente. Vediamo che l'Europa, dal canto suo, non fa assolutamente nulla per tentare di arginare questo fenomeno. Vediamo purtroppo che la disoccupazione è in aumento, ricordiamo che ci sono più di 26 milioni di disoccupati in Europa, nonostante questo spesso e volentieri ci sentiamo dire anche da qualche ministro che bisogna lasciare porte aperte all'immigrazione, che il reato di immigrazione clandestina va tolto, che bisogna attuare lo ius soli. È evidente che c'è qualcosa che non va, perché o queste persone vengono nei nostri territori potendo lavorare, quindi integrandosi, altrimenti non ha senso che vengano sui nostri territori e nell'Europa intera. A questo punto e in questo momento, infatti, in tanti paesi, tipo in Inghilterra, ma anche nella stessa Francia, si stanno attuando delle politiche per restringere l'immigrazione. Invece qui da noi si parla dell'esatto opposto. Evidentemente nel governo italiano c'è qualcosa che non funziona. Con i giovani padani di Veronesi parliamo un po' di questo arrivo della ministra Chienge, ministro dell'integrazione, prossimamente a Verona. Come vi preparate? Prepareremo un'accoglienza ovviamente democratica e rispettosa delle istituzioni, ma che però non si farà assolutamente mettere i piedi in testa da questo politicamente corretto imperante, questo ius soli che vogliono propinarci a tutti i costi. Contesteremo la ministra nel merito della sua azione politica e allontanando dalla Lega ogni accusa possibile di razzismo, perché sembra quasi in questo momento che basti fare una critica all'operato della ministra, una critica al suo operato, diciamo, professionale, politico, e che subito si utilizza la parolina magica del razzismo per cucire la bocca a chiunque non sia d'accordo con le politiche sciagurate che questo ministro, che non rappresenta gli interessi degli italiani, che sta portando avanti.